you <music> Avete sentito i due inni nazionali: il primo, quello canadese, e il secondo, l'inno nazionale italiano. Dunque, dicevo, oh, si gioca uh, questa uh, gara under 16 tra uh, la uh, squadra italiana della B Italia e i canadesi del uh, Brompton. Quindi, uh, vi diamo uh, lettura delle uh, due uh, formazioni per quanto riguarda la B Italia in uh, maglia uh, bianca. in maglia bianca, tu quindi schiera Milan eh, tra i pali, danesi fronzolini, ecco aspettiamo prima di dare la formazione, allora c'è un minuto di silenzio. Allora, torniamo di nuovo in cronaca diretta dopo i due inni nazionali e il minuto di silenzio. Torniamo dicevo in cronaca diretta dal Checcarini di Marciano, la Bitalia, squadra formazione di Anter 16 in maglia bianca che schiera, Milan tra i pali, Danesi Fronzolini, Longobardi, Grechi, Lunghi, Cerri, Pietra, Scremin, Oppizzi e Ferrarese. Il Brampton in maglia blu alla vostra, uh, alla vostra sinistra, schiera Sulaiman uh, tra i pali, Ben Youssef, Besong, George, Komolaf, Lescano, Malcolm, Outar, Portvalidi, Runi e Said. Gara che è iniziata in questo istante con la formazione canadese che manovra in questo momento. Si gioca sulla fascia destra, scambio in velocità, ma recupera il numero 3 danesi della formazione della B Italia. Recupera il portiere danese, il numero 12. Sullaiman, si gioca al limite dei 16 metri dell dell'area della formazione del eh, Brampton. Siamo sulla pentana, recupera la B Italia, si gioca sulla fascia sinistra. Lancio, lancio in avanti per il eh, numero 7 Grechi, ma a eh, palla che praticamente eh, termina in. Eh, Fallo laterale, non abbiamo una buona visuale per quanto riguarda eh, le eh, due fasce del, del, eh, del Checcarini. Battuto in questo momento il fallo laterale per la formazione eh, B Italia, recupera la, la difesa della squadra danese. Palla si gioca sulla linea mediana del campo. È il numero 13 Gianluca Scremin che eh, tiene palla in questo momento su di lui due avversari. Ma è appunto eh, gli rubano il pallone, il pallone che però viene messo in fallo laterale. Ancora la formazione della B Italia, battuto in questo momento il fallo laterale, è eh, di tacco il eh, numero 9 Leonardo Cerri, ma pallone che finisce in fallo laterale. Recupera la palla la formazione italiana sulla linea di metà campo, palla lunghissima in avanti, in qualche modo eh, svirgola il pallone difensore e eh, si divora una buona occasione. Il numero 9, l'attaccante Leonardo Cerri, classe 2003. Siamo nel secondo minuto di gioco, vi ricordo due tempi da 40 minuti ciascuno. Secondo minuto di gioco, 0-0 tra la Bitalia e il eh, Brompton Canadese. Fallo laterale per la formazione allenata dal eh, tecnico Massimo Piscedda. Vi ricordo che l'arbitro del eh, torneo della gara è il signor Daniela Cro della sezione di Terni coadiuvato dagli assistenti Giovanardi della sezione di Terni e Stocchi della sezione di eh, Foligno c'è un tiro in questo momento di eh, Stampella ma è stato eh, attento l'estremo difensore eh, Suleiman del Brampton il Brampton in questo momento in attacco con il, eh, il numero 12 Palla che termina in fallo orale, battuto in questo momento ancora per il Brampton dal numero 22 Said e palla che finisce ancora in fallo laterale. Farlo a dare battuto ancora una volta dalla formazione canadese, ma recuperano recupera i difensori dell'Abitalia. Eh, della eh, ma il pallone finisce sul fondo, quindi ci sarà una rimessa dell'estremo difensore, il eh, numero eh, 12 Alberto Milan. Si gioca davanti alla linea eh, dell'area dell'Abitalia, scambio tra. Diego Danesi e il eh, 17 Tommaso Ferrarese, Bitalia che si porta in avanti, lancio lunghissimo sulla fascia eh, destra, siamo sul vertice destro dell'area difesa dalla formazione canadese, eh, cerca di liberarsi di un avversario, palla in mezzo, il tentativo di colpo di testa eh, del eh, numero 9 Leonardo Cerri, ma con il pallone eh, che frisce sul fondo. Un, eh, Buona azione appunto della B Italia, ma eh, non è stato preciso il colpo di testa dell'attaccante in maglia bianca della B Italia, il numero 9 Leonardo Cerri, classe 2003, quinto minuto del primo tempo qui alla Checcarini di Marciano B Italia e eh, Brampton 0 a 0. Squadra canadese che eh, manovra sulla tre quarti. Prova a provare un lancio lungo per il eh, numero 26 George. Pallone che sfuma, lancio che sfuma e occasione che sfuma anche per appunto, la formazione canadese. Manovra di nuovo la uh, formazione eh, di eh, mister Piscedda. Si gioca al limite dei eh, 30 metri davanti alla difesa. Manovra al centrocampo allarga sulla destra il numero 5 Longobardi per il numero 10 Niccolò Pietra che si porta sulla destra cerca tutti i modi di provare a mettere un pallone in mezzo non ci riesce recupera comunque palla ancora la formazione della Bitalia e ancora il numero 10 Niccolò Pietra che tenta di mettere un cross in mezzo il colpo di destra ancora di Leonardo Cerri ma non, eh, non ci arriva credo che sia stato anche segnalato un... Eh, fuori gioco dal eh, secondo assistente dell'arbitro che è il eh, signor eh, Stocchi della sezione di Foligno 0-0. Dicevamo al settimo minuto del eh, primo tempo, qui alla Checcarini di Marciano, per il terzo torneo della pace under 16. Ancora una buona occasione eh, per la formazione italiana. Ancora Leonardo Cerri, ma questa volta è entrato su di lui in contrasto il numero 24 Bessong che ha uh, così eh, disinnescato il pericolo per la formazione canadese è ancora la vitale in avanti eh, tenta di manovrare sul, sul breve non ci riesce recuperano palle canadesi in questo momento la palla larga è sulla uh, sulla Destra e eh, poi recupera, recupera comunque la formazione della B Italia. Si gioca davanti al limite di 16 metri dell'area eh, della B Italia. Recuperano i difensori in maglia bianca. Smista il pallone, tenta uh, mh, un uh, dribbling. Il numero eh, 17 eh, Tommaso Ferrarese eh, ha rischiato davvero molto in questo passaggio, proprio davanti alla propria area di rigore. E in avanti ancora la uh, formazione italiana. Il numero 8 Alberto Lunghi sulla fascia destra tenta di poter mettere in mezzo un pallone interessante per il numero 9 Cerri non ci riesce, ma comunque guadagna un fallo laterale. Un fallo laterale che verrà battuto da Gianluca Scremin. Colui che ha preso in questo momento il pallone in mano. Siamo sulla destra, battuto in questo momento il fallo laterale ancora per il numero 9, Leonardo Cerri, la scarica dietro per eh, Nicolò Pietra, il tiro, praticamente il pallone che finisce sul eh, fondo. 8 minuti del primo tempo, oh, Italia 0, eh, Brampton FC squadra canadese 0. Pochissimo si è visto in questo momento nelle, eh, in fase offensiva, soltanto... Eh, due buone occasioni eh, per la Bitalia e eh, entrambe eh, sulla testa capitata sulla, sulla testa del numero 9 Leonardo eh, Cerri, Leonardo Cerri che fa parte eh, della eh, team della squadra eh, del Fino Pescara 1936, non si gioca in questo momento. Oh c'è l'arbitro ecco, che si stava consultando con, consultando con il secondo assistente eh, palla in gioco in questo momento si gioca sulla mediana recupera palla, molto alta la difesa della Bitalia con eh, praticamente, eh, Longobardi che la mette sulla destra per eh, Scremin eh, ma viene eh, fermato eh, dalla eh, formazione avversaria mh, in fallo laterale battuto il fallo laterale in questo momento si lotta su tutti i palloni, squadre eh, che praticamente fanno un buon pressing sui portatori di palla, ma l'albio dice che si deve eh, ribattere di nuovo il calcio di punizione, fa rispettare la distanza, si gioca di nuovo, si gioca sulla eh, linea di centrocampo, palla per Dario Greghi che la, la scarica dietro su oh, Longobardi, Longobardi l'appoggia su eh, Ferrarese, Ferrarese indietro, per il numero 5 Longobardi, Longobardi che prova il lancio lungo in avanti per sia Dario Greghi che Leonardo Cerri, ma il pallone è troppo lungo, non ci arrivano i due giocatori della Bitalia così il pallone finisce tra le mani del portiere Ben Giuseff. Manovra ancora la formazione italiana. Lo scarico indietro per il centrale di difesa ancora Gianluca Longobardi che manovra palla sulla destra per eh, Menci, Menci lungo per eh, Nicolo Pietra. Niccolò Pietra ancora sulla destra scambio veloce eh, sulla tre quarti. Palla in avanti per il numero 7 della Bitalia che tende il diagonale, ma viene fermato dalla difesa della eh, formazione grandese del Brempton in calcio d'angolo. Buonissima azione, bella l'idea eh, del. Eh, appunto oh, numero 7 Dario Greghi ma il pallone il traversone in mezzo è stato oh, mh, fermato dall'ottimo ah, dall eh, dall tempismo della difesa del eh, Brampton undicesimo minuto il primo calcio d'angolo della partita a favore della Bitalia Eccolo che parte il calcio d'angolo, palla che spiove in aria. Ci arriva il numero 5 di testa, ma rinvia eh, ancora la difesa del Brempton e così può eh, sventare il pericolo. La formazione eh, canadese, ma eh, il pallone ripreso dal eh, numero 17 Tommaso Ferrarese. Non riesce il controllo del pallone da parte del giocatore in maglia bianca. Il pallone così finisce in, in fallo laterale. Può respirare così la formazione. Del tecnico oh, Matt eh, Joseph c'è un segnalato in questo momento un uh, fuorigioco da parte del secondo assistente dell'arbitro. Gioco che riprenderà con un calcio di punizione eh, battuto dalla eh, formazione in, canadese in maglia eh, blu eh, sul eh, 22: Mark Said. Ma viene contrastato benissimo dal eh, numero 3 Diego Danesi, Diego Danesi che tenta superare l'avversario, non ci riesce, viene fermato, tentava il cross in area e viene fermato, ma recupera ancora il pallone, palla in mezzo, non riesce a stoppare il pallone. C'è un, uh, un fallo, ma non, uh, non viene segnalato, dice l'albero che è tutto regolare. Per la formazione della Bitalia. Prova a respirare la formazione di Matt Yosef. Lancio lunghissimo per George, ma recuperano, recuperano palla gli italiani. Eccolo qua ancora. Lancio in verticale di Franzolini. Ma viene fermato dalla formazione uh, Baglia Un attacco di nuovo della formazione italiana con Leonardo Cerri in avanti il diagonale e c'è la deviazione dell'estremo difensore del Brempton, il eh, portiere numero 8, Ben Youssef. Quindi è il secondo calcio d'angolo nel giro di 5 minuti per la formazione italiana, under 16 della uh, B Italia. Secondo calcio d'angolo che viene battuto da Tommaso Ferrarese che si appresta a battere in questo istante parte il cross basso parla che ritorna di nuovo a Ferrarese questa volta la mette alta in mezzo di testa ci arriva il numero 10 e poi clamorosamente segna però un fallo un, si alza la bandiera del secondo assistente e praticamente fuori gioco ma era buona l'intenzione e il colpo di testa di Niccolò Pietra praticamente che non ha centrato lo specchio della porta, poi praticamente sul secondo pallo ci è arrivato il suo compagno di squadra, ma in quel momento si è alzata la bandierina del secondo assistente. Ancora la Bitalia in avanti ed ancora il eh, numero 3 Diego Danesi che prova a mettere in mezzo, recuperano la formazione, eh, la for recupera la formazione danese, perde palla il eh, numero eh, 26 George, ma eh, recupera ancora appunto la Bitalia con... Gianluca Scremin, che tenta di liberarsi di due avversari, su di lui vanno a chiudere in due. Il pallone finisce in falo laterale. Battuto in questo momento, il falo laterale sulla numero 7 della Bitalia, ma il pallone sta per finire in calcio d'angolo. Recupera comunque ancora il numero 13 Gianluca Scremin e conquista così il terzo calcio d'angolo per la formazione del tecnico della Bitalia Massimo Piscedda, terzo calcio d'angolo si appresta a battere ancora Ferrarese palla che spiova in mezzo cerca di liberare come può la difesa del Brampton recupera Giorgio perde palla clamorosamente ai danni di, eh, ai danni eh, di Diego Danesi, poi c'è il diagonale del buono del numero 7, Dario Greghi. Occasionissima per la Lab Italia, ma questa volta è stato bravissimo l'estremo difensore del Abdel eh, Abdesalam Ben Youssef. Quarto calcio d'angolo: collezione a calcio d'angolo uno dietro l'altro. La formazione italiana. Ancora, ancora eh, Ferraresi. Palla che spiega in mezzo, ci arriva di testa praticamente con buono stacco Andrea Fronzolini ma il colpo di testa debole centrale, non ha problemi l'estremo difensore del Brampton a bloccare la sfera. Vani tentativi della formazione danese di portarsi in avanti, molto attenta la difesa della Bitalia, praticamente non è mai pervenuta al tiro fino a questo momento, siamo nel minuto 17 del primo tempo, ha creato praticamente niente, ha rischiato praticamente zero l'estremo difensore della Bitalia, il numero 12 Alberto Milan, e Bitalia che manovra sulla linea centrale del campo, viene commesso fallo su uh, Tommaso Ferrarese, battuto in questo istante. Vitalia che manovra sul cerchio di centrocampo. Fronzolini allarga sulla destra per eh, Oppizi, Pizzi in avanti per eh, Pietra, Pietra che scarica indietro ancora sulla linea di centrocampo. Prova di nuovo a partire la Bitalia. Oh, fa molto movimento eh, il 17 Tommaso Ferrarese. Scambia ancora con Tommaso Ferrarese, allarga sulla sinistra. Si gioca in questo momento con la sinistra con il terzino, il numero 3 Diego Danesi, molto bravo e veloce. C'è il tiro, il tiro in eh, diagonale, eh, non sappiamo bene se fosse avesse tentato il cross, comunque il pallone che si è eh, insaccato alla sinistra dell'estremo eh, difensore numero 8 del Brenton eh, Ben Youssef e quindi c'è il vantaggio quando siamo giunti al diciottesimo minuto del primo tempo quindi eh, B Italia in vantaggio c'è in questo momento il uh, cambio intanto vi ricordiamo che appunto il diciottesimo eh, c'è stato il vantaggio della Bitalia con Diego Danesi. Allora, vi ricordiamo che eh, quindi la sostituzione dopo il vantaggio della Bitalia è uscito al diciottesimo eh, il numero 8 Alberto Lunghi, sostituito dal numero 18 Saliu Tiune. Ancora Bitani in avanti, il nuovo entrato in questo momento, questo numero 18 ragazzino di colore che manovra in mediana, palla siamo al limite dei 20 metri, c'è Fronzolini che la scarica sulla destra, ancora il numero 18 che prova la botta dal limite dell'area ma viene ribattuto, allora provano a giocarsela ancora con il numero 3 dalla fascia sinistra, non il cross di Danesi, non viene... È, um, controllato da uh, Fronzolini e sfuma così l'azione. ma L'arbitro in questo momento ferma il gioco. Gioco fermo, c'è un giocatore del uh, Brempton a terra. Vi ricordo il vantaggio al diciottesimo uh, un paio di minuti fa. Siamo nel ventesimo del primo tempo, il vantaggio della uh, Bitalia con il gol di Diego Danesi, il numero 3. Si è rialzato il giocatore del Brampton, l'albero aveva fermato il gioco proprio per assicurarsi delle condizioni del ragazzo, era a terra il numero 24 Besong. Si è rialzato, quindi tutto oh, a posto. Si può oh, ricominciare. Palla lunga dell'estremo difensore Brempton, mette, la mette in faro laterale. Il eh, difensore della Bitalia. Mark Said batte il faro laterale su eh, il numero 26 Giorgio, ma viene. Praticamente marcato in due. La Bitalia che prova a portarsi in avanti. Non bello questo lancio in avanti, non c'era nessuno, quindi azione che sfuma per la Bitalia. 1-0 per la Bitalia con il gol al diciottesimo di Diego Danesi. Bel gol, un diagonale di sinistra che si è infilato alla uh, sinistra proprio dell'estremo difensore del Brampton. Ci provo in questo momento, ma sono seri gli affondi della squadra danese. Recupera molto facilmente palla la difesa della Bitalia e Bitalia che riparte in questo momento con il solito eh, Diego Danesi, cerca di eh, modare palla, bella l'apertura ancora sulla sinistra per il numero 18, il nuovo entrato, peccato per il cross che finisce sul fondo, eh, non si è coordinato bene il nuovo entrato oh, Saliu Otiun, oh, è un 2.004. 7 febbraio 2004 è il più giovane della formazione della uh, B Italia. Rimette di nuovo il pallone in gioco l'estremo difensore danese. Ma la palla viene eh, subito presa dalla B Italia. Ecco ancora danesi sulla fascia sinistra. Ma questa volta, praticamente, eh, Mark Said riesce a mettere il eh, pallone. Vediamo, o non abbiamo una buona visuale, qua dalla nostra postazione della Tribuna Stampa. Se in eh, fallo laterale. Fallo laterale, battuta ancora da Tenesi. Lunghissimo proprio, sembra un cross. Eh, questo eh, fallo laterale, veramente prova eh, a battere dal limite il eh, numero 5 Gianluca Longobardi. Ma viene murato, il suo tiro murato dalla difesa del Brempton. Ma eh, insiste ancora eh, la formazione della Bitalia dalla destra, palla in mezzo alla sotterra, ma non c'è nessuno davanti al portiere, può recuperare così il pallone, l'estremo difensore del Brampton, Abdesalam Ben Youssef. Rinvio praticamente ancora preda della formazione della Bitalia. non riescono a uscire dalla propria metà campo i giocatori danesi, recupera ancora il eh, numero 3 Diego Danesi, Diego Danesi che manovra per... La scarica sul eh, numero 4 Fronzolini, Fronzolini in avanti per Thion, recuperano questa volta però i Danesi, ma c'è un fallo secondo il direttore di gara Gro della sezione di Terni. Un fallo in favore della squadra della formazione eh, del Brampton. Siamo a poco più della metà campo. 1-0 il risultato parziale dopo i primi 25 minuti di gioco per la B Italia con il gol al diciottesimo di Diego Danesi fischia in questo momento il titolo regale si può battere con la punizione palla eh, lunghissima spiovera in aria esce il eh, portiere della eh, B Italia Alberto Milan e blocca il pallone pallone che è rimesso in gioco direttamente eh, con Niccolò Pietra che manovra cerca di liberarsi di un avversario. Ci riesce in questo momento. Si presenta davanti. La palla in verticale per il eh, numero 7 eh, Dario Grechi, che praticamente eh, non inquadra lo specchio della porta. Buonissima occasione, ancora per la formazione italiana. La formazione allenata dalla Massimo Piscedda. E questa volta era la buonissima occasione eh, per Grechi, ma è sfumata. Pallone lontano dallo specchio della porta, finisce sul fondo. Pallone di nuovo in gioco e ancora il Brempton che manovra, non riesce, riesce eh, pochissime volte a, a uscire dalla propria metà campo. Vanno in pressing eh, i giocatori della Bitalia sui portatori di palla. E fa fatica in questo momento il eh, numero uh, punto, uh, 22 Said perde pallone perché eh, sui portatori di palla la formazione della Bitalia va in pressing addirittura non solo con un giocatore ma qualche volta in eh, doppio pressing e così eh, costringe a, a sbagliare la formazione canadese. Ci prova uh, Tommaso Ferraresi a metterla in avanti. E viene bloccato, ma recupera Ferraresi. In questo momento si trova in area. Palla sulla sinistra per il numero 9, l'appoggio per il numero 9 Leonardo Cerri. E ancora una volta la mira sbagliata del eh, classe 2003. Praticamente, eh, buona occasione, dagli 11 metri, si giocava al limite, proprio la distanza del. Dischetto del calcio di rigore, ma eh, la mira non è eh, precisa. Buone occasioni, buone trame di gioco della formazione della Bitalia che eh, non è stata precisa in alcuni frangenti, in alcune almeno due o tre occasioni. Palla ancora in avanti, palla a spiovere col contagiri per il numero 7 che c'è dell'avversario e questa volta, questa volta non perdona. Il numero 7 della Italia Dario Grechi, Dario Grechi dal, eh, dalla sinistra ha lasciato partire una bordata, un missile e si è insaccato alle spalle dell'estremo difensore del Brempton Abed Salam Ben Youssef. 2-0 al 27 il raddoppio della eh, B Italia con appunto eh, Dario Grechi, 2 a 0. Ma un risultato questo che ci sta tutto, visto quello che si è visto in questa eh, prima, quasi prima mezz'ora di gioco. Ancora in avanti la formazione italiana, dicevo 2-0, in questo momento un'altra bordata dai 16 metri di eh, Niccolò Pietra ma la palla sorvola di molto, la traversa dicevo un risultato che ci sta tutto dopo la prima mezz'ora di gioco praticamente eh, la formazione danese non è mai uscita se in qualche sporadica occasione dalla propria metà campo e praticamente eh, un gioco manovrato nel breve collaggi in verticale buonissime trame della formazione della Bitalia e il 2-0 appunto giustifica la, uh, il miglior gioco della Formazione italiana, poteva essere anche più rotondo se appunto, soprattutto, eh, l'attaccante la, eh, Leonardo Cerri avesse eh, almeno in un paio di occasioni eh, centrato eh, lo specchio della porta. 2-0, comunque, è un ottimo risultato per la formazione italiana. Viene segnalato un eh, fuorigioco di, eh, del, di Dario Greghi, appunto, il eh, marcatore della seconda rete della Bitalia, si alza la bandierina del secondo assistente dell'arbitro. 2-0, dicevo, un risultato che ci sta tutto, eh, ovviamente meritato, guadagnato sul campo, perché l'Abitalia ha espresso veramente eh, un buon gioco rispetto a un avversario che è sembrato abbastanza sterile dalla uh, propria metà campo in su. E ancora l'Abitalia che manovra, ancora con eh, Thun che viene messo giù eh, da un suo avversario, c'è cioè il fischio dell'arbitro, calcio di punizione per l'Abitalia, Battuto da Tommaso Ferrarese, indietro che scarica su Longobardi. Longobardi per Pietra, Pietra ancora indietro sulla linea della difesa per il numero 5 Gianluca Longobardi. Palla sulla destra e ancora Pietra che cerca di partire sulla fascia destra. Ci riesce, supera un avversario, si presenta al limite dell'area. Palla in mezzo, ma il pallone colpisce la parte esterna della rete. E il. Non abbiamo capito bene se l'intenzione fosse quella di metterla in mezzo oppure quella di provare a tirare in eh, porta. Siamo alla mezz'ora, mancano ancora 10 minuti al termine del primo tempo. Perché vi ricordo i tempi eh, di questo terzo torneo della pace: di 40 minuti, non di 45. Quindi 10 minuti più il eh, recupero. Il Brampton sotto di due reti al diciottesimo Diego Danesi. E al ventisettesimo Dario Grechi legittimano il vantaggio. E c'è il terzo gol in questo momento. Un cross in mezzo ed è proprio andato in marcatura. Il eh, numero 18, il nuovo entrato al diciottesimo del primo tempo, il eh, classe 2004 Saliu Tiun 3 a 0 per la uh, formazione della Bitalia, Under 16, terzo torneo della pace, sesto torneo internazionale. Quindi 3 a 0 per la Bitalia sul Brampton. Era partita abbastanza bene la squadra della formazione danese, ma poi eh, l'Abitaglia ha preso le misure. C'è cioè in questo momento prova a replicare, provano a replicare i danesi. Ma lo scarico del eh, numero 5 eh, Gianluca Longobardi sul portiere permette di eh, liberare la propria area. E la Bitalia che riparte di nuovo. Troppo liberi i giocatori della Bitalia soprattutto sulla destra, in fase di marcatura non riescono a contrastare appunto eh, c'è questo momento un, un passaggio filtrante di Tune per, il, eh, per Dario Greghi ma non riesce non se ne accorge il giocatore della Bitalia, questo momento ancora una verticalizzazione in aria ma era impossibile per Cerri arrivare su questo pallone pallone che preda di, dell'estremo difensore Ben Youssef, l'aggiunchissimo del portiere danese Palla recuperata come al solito dai centrocampisti della Bitalia, colpisce di testa il eh, numero 17 Ferrarese, ma recuperano palla in questo momento i danesi. Ma, pallone che viene messo in eh, fallo laterale. Recupera il Bram, la palla. Il Brampton si gioca sulla linea di metà campo. Vanno in pressing i difensori della Bitalia e come al solito recuperano bene palla e impostano di nuovo la fase offensiva. C'è Andrea Fronzolini che eh, gira palla in metà campo. Tiun in questo momento viene messo a terra da Auruni. Fischia l'arbitro, c'è un calcio di punizione per la Bitalia. 33esimo minuto 3-0 per la Bitalia. Manovra pietra Fronzolini che la gira per il solito Danesi che tenta di mettere in mezzo celebrazio cioè un avversario. Ecco il cross rasoterra in questo momento, per mamma mia che si è divorato! E... Pietra bello il cross rasoterra forte Matteso dove Pietra praticamente eh, non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. Palla che è finita sul fondo. Buonissima, altra buonissima occasione per la Bitalia. Vi ricordo che si gioca al Checcarini di Marciano. E non ce n'è per nessuno in centrocampo molto superiore a quello della Bitalia. Praticamente eh, recuperano una marea di palloni i ragazzi... Di Piscedda ancora il Bitali in avanti. Scarico indietro su Danesi. Danesi che tenta ancora la rità al eh, numero 4 Fronzolini, ancora Danesi viene messo giù e c'è anzi viene messo giù eh, Thun e c'è un eh, calcio di punizione per la Bitalia. Da posizione interessantissima. Siamo proprio al limite dell'area di rigore proprio sulla riga sulla fascia sinistra e c'è una uh, punto, uh, punizione interessante praticamente un calcio d'angolo corto fa rispettare la distanza direttore di gara che vi ricordo è agro della sezione di Terni Aspettiamo il fischio dell'arbitro, che eh, ecco, dovrebbe posizionarsi. Parte in questo momento, parte il cross da sotterra, ma eh, cerca di respingere. Mamma mia, che occasione! Ancora per eh, Grechi, che con un colpo di testa ravvicinato. È stato molto bravo, distinto il portiere danese, a respingere la sfera. E c'è questo oh, tentativo ancora. Di Cerri, ma eh, il giocatore mh, della Bitalia viene fermato dal, dall'assistente dell'arbitro per un eh, fuorigioco, quindi palla che viene rimessa in campo della formazione danese, eccolo qua Ho visto un fallo un calcio di eh, punizione. Siamo nel 36esimo 3 a 0 per la eh, Bitalia. Qui alla Checcarini di Marciano per il terzo torneo della pace, recupera palla ancora la formazione italiana. È veramente eh, poca cosa. E questo Brampton in avanti, praticamente eh, mai impegnato, l'estremo difensore eh, della Bitalia Alberto Bilan se non un'uscita un paio di uscite su alcuni tentativi di cross, ma niente di più, praticamente eh, non ha mai rischiato niente, molto attenta eh, la difesa della Bitalia, a questo momento c'è un nuovo tentativo del Brampton, ma eh, capisce tutto Milan e anticipa con i piedi. E ancora la Bitalia che si porta ancora in avanti, ancora sulla destra, ancora... Con Nicolò Pietra, supera un avversario, si promina in area una in mezzo per il numero 18 eh, che si libera di un avversario. Mamma mia, che occasione! Ancora per Tiun. la palla in, davanti, proprio al solo al portiere. È riuscito a metterla eh, proprio sul portiere. In questo momento c'è il numero 17 che ci prova. Dal eh, limite dell'area del 16 metri. Ha provato un tiro a giro. Tommaso Ferrarese, ma il pallone è andato di mezzo metro fuori dalla, uh, dal palo alla sinistra di, uh, dell'estremo difensore Ben Youssef, 3-0 al diciottesimo Diego Danesi, al ventisettesimo Dario Greghi, al trentesimo Tiun. Il Brampton che eh, manovra palla ancora. Riesce a giocare per pochissimo tempo la formazione danese nella propria metà campo. Poi riescono sistematicamente a perdere palla e recupera così la formazione italiana. Formazione del Vitalia, maglia bianca, calzugini bianchi contro punti blu del Brampton. E ancora... Grechi in questo momento che manovra con la scarica su T1, T1 sulla sinistra, tenta di superare l'avversario, non ci riesce, classe 2004, ma recupera ancora palla in mediana, la B Italia. Tommaso Ferrarese, cerca di passare una palla lunga in avanti, bella l'intenzione, ma troppo lunga per il terzino della Bitalia, il numero 3, Diego Danesi. Perdono palla anche sui, eh, sui fari laterale. Recupera in questo momento il pallone. Il Brampton, ma c'è un viene segnalato. Ecco, è uscito il pallone, c'è la rimessa dal fondo 3 a 0 dicevamo quando sta per scadere il primo tempo regolamentare qui alla Checcarini di Marciano B 3 Brampton 0 Un minuto di recupero segnalato in questo istante, quindi si giocherà fino al 41 ⁇ 3 0 dicevamo, risultato che ci sta tutto, meritato per la Bitalia, ha costruito tanto, ha giocato buona parte della gara del primo tempo proprio nella metà campo del Brampton. Svariate occasioni, tre concretizzate da Danesi, Grechi e Thun. Ed ancora Bitalia che manovra, ancora Danesi, questa volta cerca di superare l'avversario, non ci riesce ma recupera ancora palla il numero 3 in maglia bianca, il pallone che al limite dell'area è manovrato dal numero 7, dal numero 7 Grechi, Dario Grechi. 41esimo, 41esimo del eh, primo tempo, il terzo gol di Diego Danesi, 4 a 0 il risultato parziale al termine del primo tempo, dei primi 40 minuti di gara. Un risultato pieno e praticamente un Brempton che non è mai arrivato al tiro, non è mai impensierito l'estremo difensore della uh, B Italia. Il numero 12 Alberto Milan come dicevo prima eh, soltanto eh, due eh, uscite sulle palle alte su due eh, tentativi di cross. Niente di più, ha costruito la formazione del tecnico del Brampton Matt Joseph. Noi ci fermiamo qua per il momento. Vediamo appuntamento eh, per il secondo tempo. Eccoci qua per i secondi 40 minuti di eh, Bitalia-Brampton, formazione canadese, due le sostituzioni per quanto concerne la Bitalia. Allora esce il numero 15 Simone Pizzi e al suo posto... 14. No, è il 6, è uscito il 14. Allora... Allora, dovrebbe essere uscito, ecco qua un'altra sostituzione, poi vi daremo anche il... Vediamo un attimino, allora... allora... Si parte in questo istante per la seconda frazione di gioco. Ricordo il eh, parziale dopo il primo tempo: la B Italia in vantaggio per 4 a 0 sui canadesi del Brampton, I gol eh, di eh, Diego Danesi al diciottesimo, la doppietta di Dario Greghi al ventisettesimo, al quarantunesimo e il trentesimo del primo tempo. Appunto, Tio Un classe 2004 4-0. Quindi siamo nella seconda frazione di gioco. Per quanto concerne appunto il terzo torneo della Pace qui al Checcarini di Marciano. E c'è un eh, calcio d'angolo in eh, questo istante c'è stato il diagonale che è stato deviato e finito sul fondo di Leonardo Cerri, deviato il pallone, quindi è il quinto calcio d'angolo della formazione eh, italiana della eh, Bitalia. Battuto in questo momento, posiziona il pallone Tommaso Ferrarese. Il giocatore si posiziona in campo. Parte in questo momento il cross. C'è il colpo di testa e il palo colpito. Un'altra occasionissima per la Bitalia. Ancora la palla in mezzo, stop di petto e c'è il tentativo di Cherry, su di lui interviene bene l'estremo difensore della, uh, della formazione canadese del Brampton e quindi è occasione che sfuma, ma il palo di qualche istante fa ancora occasionissima per la formazione italiana. C'è un fallo eh, commesso... Dai eh, 20 metri, palla che è comunque ritornata in gioco, manovra ancora la Bitalia con Gianluca Scremin. Si gioca sul cerchio di centrocampo. Grande possesso palla della eh, formazione del tecnico Massimo Piscedda, cross che parte in mezzo. La sforbiciata di Cerri, ma viene ribattuta. C'è il tiro del numero 17 Tommaso Ferraresi, ancora ribattuto Muratei. Eh, le due eh, conclusioni eh, della Bitalia Dal, brem, dalla difesa del Brempton e quindi azione che sfuma è ancora pericolosissima la formazione in maglia bianca quando siamo nel eh, terzo minuto di gioco 3-4 0. Scusate, eh, il eh, parziale dopo i primi 40 minuti di gioco 4 0. Le quattro reti Dan, Diego Danesi, doppietta di Dario Grechi e, e la il gol alla trentesimo del classe 2004, il più piccolino della formazione italiana. Tion Saliu Tion Prova a impostare di nuovo la formazione danese. Non riesce a, a fare più di due passaggi. Vanno in pressing sistematico i giocatori in maglia bianca. Si gioca sulla metà campo. Perde, perde e palla il Brampton. Recupera il pallone la formazione canadese, ma il pressing è riuscitissimo. Quella della formazione della B e questa volta è Gianluca Scremin che prova a rimettere un pallone in mezzo per il numero 14 Tommaso Stampella. Ma è bravo l'anticipo, è buono e valido l'anticipo dell'estremo difensore canadese. È un monologo, quello della formazione di eh, Massimo Piscedda. Palla manovrata a centrocampo. Formazione della Vitale ancora in avanti con eh, Franzolini. Si gioca sulla destra. Danesi. Franzolini ancora. Eccolo, portarsi in mezzo. Palla in mezzo. Non c'è nessuno. Pallone che attraversa tutta l'area di rigore. Non c'è nessuno che può eh, battere a rete erano troppo indietro i giocatori della Bitalia e praticamente eh, azione che sfuma pallone addirittura che finisce in fallo laterale dalla parte opposta Fallo laterale in favore del, del Bremton spalla stradicata sui piedi di Fronzolini ma recuperano ancora quelli della Bitalia verticalizzazione di ferrarese per eh, tiun ma pallone troppo lungo pallone che finisce tra le braccia del eh, portiere canadese rimessa in questo momento l'agio lunghissimo rimessa lunghissima dell'estremo difensore del Brempton eh, troppo lunga e intervengono con efficacia i, i difensori della bitalia parla sui piedi proprio del portiere milan qualche rischio di troppo fraseggiano molto bene Giocatori in maglia bianca della Bitalia, lo scarico all'indietro, ancora in avanti per eh, Ferrarese. Ferrarese che manovra, l'appoggia a, a Pietra, Pietra sulla destra, allarga sulla destra per eh, Scremin. Scremin in avanti per Tiun, ancora ecco qua il ragazzino. Velocissimo, viene messo giù, eh, in credo al limite eh, dell'area. <ride> È andata bene ma appena fuori, qualche centimetro fuori dall'area di rigore, fallo commesso da Ben Youssef e un calcio di punizione da posizione interessantissima, anche questa, proprio sul vertice destro dell'area di rigore del Brampton. Sul pallone si portano sia Cerri che eh, Thion. vediamo chi sarà a battere l'arbitro. Fa mantenere la distanza di sicurezza, Aspettiamo il fischio, parte in questo momento credo Cherry, prova la botta, tiro telefonato, praticamente centrale, debole e eh, non ha problemi a bloccare la sfera. Il portiere del Brampton 4-0, si gioca il settimo minuto della ripresa qui alla Checcarini di Marciano. Lo ripeto ancora una volta. È solo un monologo dei giocatori in maglia bianca, lancio lunghissimo in profondità. Troppo lungo per Cerri e, e il pallone appunto viene recuperato dall'estremo difensore canadese. Recupera ancora palla comunque la Bitalia. Possesso palla. Padroni del centrocampo, padroni anche dell'attacco. Ancora il la Vitalia in avanti, pallone che viene messo in mezzo per il numero 10 che cerca di liberarsi, Tiro il tiro di pietra. Murato ancora dalla difesa del Brempton, occasionissima, si era volato bene sulla fascia Tommaso Stampella, il cross in mezzo per Pietra, ha cincischiato un po' troppo con il pallone, poi si era liberato per il tiro, ma è il tiro murato dalla difesa del Brempton, altra buona giocata e buona occasione per la formazione dell'Abitalia che ancora a questo momento si portano avanti non da tregua ai portatori di palla del Brampton vanno in pressing se non uno addirittura in due sul portatore di palla avversario e mettono in serie difficoltà appunto la formazione canadese che non riesce a impostare una buona trama di gioco non si è visto in questi eh, praticamente quasi 50 minuti 40 del primo tempo e 9 della ripresa una squadra che è sotto di 4 reti a 0, 4 gol che ci stanno tutti, visto quello che appunto la formazione italiana è riuscita a uh, far vedere, a mettere in campo, soprattutto in fase offensiva. Vitalia padrona del centrocampo e Brampton, praticamente, che non riesce a superare la propria metà campo. Stiamo assistendo allo stesso epilogo dei primi 40 minuti di gioco dove la formazione di Matt Joseph, del tecnico canadese, non riesce proprio a entrare in partita. Una formazione atletica, quella dell'Italia sicuramente buona, direi anche buonissima, hanno corso già 40 minuti, tutti i primi 40 minuti del primo tempo. Che stanno correndo ancora eh, in questi primi minuti della ripresa siamo nel decimo minuto calcio di punizione mentre eh, praticamente eh, si appresta la pitalia a un altro cambio ma assistiamo a questo calcio di punizione battuto da Thun sul vertice sinistro dell'area di rigore posizione interessante qui, questo parte il tiro in mezzo per Cerri ma viene anticipato in calcio d'angolo dall'intervento di Besong, quindi eh, sesto calcio d'angolo mentre eh, viene richiamata in questo momento l'attenzione dell'arbitro del, um, dell c'è la sostituzione decimo minuto entra il esce il numero 10 ed entra il numero 16 Luca Schirone 24 febbraio 2003, US Cremonese che fa parte appunto di questa eh, formazione dell'Abitalia calcio d'angolo battuto benissimo eh, da sempre eh, da Tommaso Ferrarese e il pallone che viene deviato eh, che viene respinto in calcio d'angolo. Ancora un altro calcio d'angolo per la Bitalia dalla difesa del Brempton. Non riescono a uscire dalla propria area i giocatori canadesi. Ancora un altro calcio d'angolo. Piove in aria il pallone. Il colpo di testa di eh, Tommaso Stampella. Che va fuori di un mezzo metro circa dal palo alla uh, sinistra dell'estremo difensore eh, del Brampton. 4-0 il parziale. Siamo nel dodicesimo minuto della ripresa. 4-0. 4-0 che non... Mettere repliche per quello che avete potuto vedere, quello che abbiamo visto noi qui al Checcarini di Marciano, in questo terzo torneo eh, della pace, under 16, pallone recuperato ancora dalla formazione italiana, formazione italiana in maglia bianca, alla vostra sinistra e in formazione blu i canadesi del Brampton Manovra ancora eh, la Bitalia con Fronzolini, Fronzolini in avanti, eh, con. Eh, Tommaso Stampella che la scarica sulla sinistra, pallone in avanti per Cerri, ma eh, l'attaccante in maglia bianca anticipato dall'estremo difensore canadese e si riparte, non riescono a sviluppare trame di gioco anticipatori. Anticipato il giocatore del Bremton dalla nuova entrata il numero 16 Luca Schirone. Ferrarese, manovra sulla destra. Riccardo Menci. Stampella cerca di superare l'avversario, non ci riesce, bloccato questa volta. Poteva essere una buona occasione di partire sulla fascia, mettere il cross in mezzo, non ci è riuscito. Ferrarese ancora che scarica a destra, lancio lungo sulla fascia per eh, Toyun viene messo giù ma secondo l'arbitro a Grotta della sezione di Terni non c'è fallo, può ripartire l'azione ma tutto sfuma di nuovo non riescono a impastire un'azione importante i giocatori canadesi under 16, ancora Labitali in avanti Cerri che prova a metterla in mezzo, la mette e basta ma è il pallone è stoppato dalla difesa del ehm, Brampton da Ben Youssef Ben Youssef che si riequilibra li di Cerri cerca di impostare, si porta in avanti Lancio lungo, sbagliata la direzione, sbagliata la mira, sbagliato tutto praticamente e praticamente Gianluca Longobardi può impostare di nuovo, si libera di un avversario Cerri cerca di mettere in mezzo e l'arbitro dà il vantaggio C'era un fallo appunto su, uh, Pietra, ma, eh, scusate, su eh, Longobardi ma l'arbitro ha fatto proseguire per la regola del vantaggio Perde il pallone Diego Danesi cerca di recuperare il Brempton non ci riesce, non riesce proprio a uscire dalla propria area di rigore. Non avrà ancora la Bitalia. Scremin per Schirone. Ancora Scremin non riesce a mettere il pallone in mezzo, a crossare la sfera. Recuperano quelli del Brempton, ma il pallone finisce in eh, fallo laterale, fallo laterale in favore della eh, Bitalia. Gioco fermo, c'è un altro cambio in vista per la formazione italiana. Eccolo qua, inquadrato in questo momento, c'è invece eh, eh, l'arbitro, non dà il segnale della sostituzione ancora. La bidala in avanti, scremina, la mette in mezzo, il numero 13... È... ma... gioco fermo e a questo punto credo che si possa effettuare la sostituzione, siamo nel sedicesimo minuto, entra il numero 2 Lorenzo Bernasconi al posto del numero 13, eccolo qua del numero 13 Gianluca Scremin l'arbitro ecco fisica in questo istante si può iniziare 4 a 0 per la Bitalia sul eh, Brampton alla Checarini di Marciano nel terzo torneo della pace under 16 ancora la Bitalia in avanti con Chiun il tiro altissimo, tiro da dimenticare questa volta, andato lontanissimo dallo specchio della porta. Risultato pieno, quello della Bitalia, un 4-0 dopo i primi 40 minuti di gioco e un Bitalia che continua ancora a creare scompiglio alla difesa del Brampton, non mollano. Squadra concentratissima, è un Prempton che non riesce proprio a uscire dalla propria eh, metà campo, non c'è mai riuscito in questo quarto d'ora, ma non c'è riuscito neanche nel primo tempo, nei primi 40 minuti di gioco, c'è un fallo e danni di eh, Diego Danesi, punizione battuta, ma l'arbitro fa ripetere, <coughs> battuta troppo velocemente, non aveva fischiato il, il direttore di gara Gro. Gioco che riparte, Luca Schirone si rigira su di sé per Riccardo Menci in avanti, passaggio sbagliato. Può ripartire Brempton, ma palla sempre recuperata dai centrocampisti della Bitalia. Prova a impostare di nuovo il Brempton, non ci riesce, recupera con facilità la B Italia. Ha cercato di mandare un pallone in verticale per ancora Cerri. Ragazzo, che ha avuto qualche buona occasione, non è riuscito a concretizzarla. In questo momento c'è un altro lungo lancio in avanti del Brempton, ma praticamente è gioco fermo, c'è un calcio di punizione, toccato il pallone con le mani dice il direttore di gara eccolo qua calcio di punizione per la vitalia battuto dall'estremo difensore milan no! yeah e vitalia che di nuovo cerca di impostare un'altra yeah! azione ha molti spazi la formazione italiana per poter giocare concedono molti spazi quelli del, del Brampton. Ah, riescono a recuperare in questo momento un pallone importante proprio al limite dell'area. Era stato proprio il nuovo entrato Luca Schirone a creare scompiglio, ancora il bento in avanti, ancora Cerri che cerca di liberarsi un avversario, ci siamo al limite per Tiun che ancora lo serve, ancora una volta Cerri eh, in avanti, con... eh, ma non riesce a liberarsi dell'avversario. Perdono ancora la palla qui i canadesi. Il pallone sulla destra per il numero 2 eh, del eh, Bitalia, per Bernasconi che l'ha messa in mezzo eh, per la corrente Riccardo Menci, ma il tiro da due passi è stato <coughs> scusate, sporcato dalla difesa del Brampton. Calcio d'angolo, l'ennesimo per la formazione della Bitalia e dal eh, bandierina lo stesso e sempre. Tommaso Ferrarese palla che spiova in aria in questo momento. Non ci arriva nessuno a colpire di testa. Finisce dalla parte opposta. Cerca il controcross. La formazione di, eh, del eh, tecnico Massimo Pisceda. Poi c'è il colpo di testa. È eh, praticamente eh, fuori dallo specchio. Della porta, e sfuma così in quest'ennesimo eh, quest attacco della Bitalia. Ventesimo, siamo nel ventesimo minuto. 4 a 0 qui alla Checcarini di Marciano in questo terzo torneo della pace. Monologo tutto italiano. Ancora in avanti la Bitalia pallone filtrante in mezzo. Bloccato dalla difesa dei giocatori in maglia blu. Faro laterale. Che eh, si conquista la B Italia battuto in questo istante lunghissimo, recupera palla il numero 18 la B Italia. Tune lo scarica indietro, eccolo che parte il cross in mezzo la girata del numero 14 della B Italia Cincischia sulla palla la difesa del eh, Brampton, ancora recupera palla. La Bitalia è occasionissima, sprecata, dal, soprattutto non da questo tiro di eh, Tommaso Stampella, ma eh, praticamente prima eh, ancora una grossa occasione per la Bitalia, una grossissima occasione. Eh, ci ha messo le mani e una pezza l'estremo difensore canadese, ma la Bitalia guadagna un altro calcio d'angolo. Mentre il Brampton si prepara ad un'altra sostituzione, vediamo il. si sta preparando. il numero 30, che tra l'altro. che tra l'altro noi non abbiamo neanche. ah anzi, sì, ce l'abbiamo invece perché è segnato male, eccolo qua. Ce l'abbiamo, il numero 30, che Sous Quirellos Sous, ma il cambio non avviene. Manovra ancora la Bitalia con Luca Schirone scarico indietro su uh, Longobardi Longobardi per eh, Tommaso Ferrarese che perde palla, recupera il eh, pallone. Il Brampton questo Momento in avanti, ma uh, non hanno idee negli ultimi 16 metri. I giocatori del Brempton ci aveva eh, provato appunto qualche secondo fa, malchi Sulaiman, ma pallone che va a finire tra le braccia dell'estremo difensore della Bitalia, ancora in avanti la, la Bitalia. Ancora il pallone sui piedi di Lorenzo Bernasconi che la serve. Per il eh, numero 14 eh, Stampella cerca di liberarsi di un avversario, non ci riesce, recuperano eh, bene o male quelli del Brampton e pallone eh, praticamente eh, lanciato in avanti a liberare la propria area di rigore. Sarà difficile recuperare il, lo svantaggio, 4-0, siamo nel ventitreesimo, mancano 17 minuti al termine, più recupero ma quattro gol sono tantissimi da recuperare e eh, so soprattutto difficili da recuperare per una squadra come questa che praticamente in avanti e fino a questo momento non ha costruito nulla di buono perdono palla di nuovo i giocatori del Bremton al centrocampo un centrocampo inesistente quello della formazione di Matt Josef un centrocampo sopraffatto dalla, uh, dalla formazione italiana della Bitalia e tenta ancora di impostare il gioco Italia pallone che viene messo in fallo laterale mentre si ferma il gioco c'è la sostituzione nelle fila del brampton entra il eh, numero 30 appunto, diciamo chirello eh, sus esce il numero 5 se abbiamo visto bene zia runi eccolo qua il cambio in questo momento e quindi sostituzione per la formazione del Brampton. Quando siamo al 24 ventiquattresimo esatto, in questo momento entriamo nel venticinquesimo minuto: 4 a 0 per la B Italia. Gol al diciottesimo del primo tempo di Diego Danesi, al 27 ventisettesimo e al quarantesimo la doppietta di Dario grechi <ride> e al trentesimo il gol di Tion, manovra ancora la B sulla linea mediana del campo. Lancio lunghissimo in avanti per Bernasconi che eh, non controlla bene ma riesce a mettere la palla a terra, eccolo qua in questo momento, porta sulla bandierina, cerca di mettere il pallone in mezzo, c'è un avversario su di lui, cerca di liberarsi, anzi addirittura si libera di due, pallone in mezzo, cross in mezzo, stoppa di petto, ancora la B Italia, ecco il numero 4, eh, Franzolini, botta, missile dal, eh, dai 10 metri e con il corpo riesce a um, sventare il pericolo. Ancora l'estremo difensore del Brampton. Occasionissima ancora e bello l'intervento del portiere del Brampton. C'è un fallo, c'è un giocatore a terra. Giocatore canadese a terra. Gioco fermo. 25-20 del secondo tempo, formazione italiana della Bitali in vantaggio per 4 reti a 0 qui alla Checcarini di Marciano nella terza, nel terzo torneo della Pace. Manovra ancora il Bremton ma recupera palla al centrocampo eh, Andrea Franzolini. Schirone indietro rischia il passaggio all'indietro su Longobardi, in avanti per Tiun, la scarica sul proprio avversario. Palla che gli giunge di nuovo per Tiun. Tiro centrale, non si coordina bene e non ha problemi a parare ancora un'ennesima volta il portiere del Brempton. Recuperano palla ancora i giocatori in maglia bianca. Assistiamo all'ennesimo fraseggio della Bitalia. E ancora in avanti, praterie aperte per i giocatori eh, della Bitalia. Lancio in verticale per Tiun. Viene spostato molto furbamente con le spalle dal difensore canadese. E finisce a terra, ma non c'è niente. Eh, tant'è appunto che eh, nessuno dei giocatori ha protestato un altro lancio lunghissimo non riescono a impostare tramite gioco i giocatori del Brampton se no con qualche lancio lunghissimo sulla eh, prima punta ma praticamente eh, lanci eh, fuori misura non precisi e che non appunto, possono mettere in difficoltà la difesa della Bitalia. Bitalia che continua ancora in avanti, non si fermano gli attacchi della Bitalia. In questo momento palla il ballone in mezzo di eh, Diego Danesi, ma ci mette una pezza ancora la linea difensiva della squadra canadese. È ancora un calcio d'angolo. Ne collezionate davvero tanti. La formazione italiana, non ne abbiamo contati, tutti ma saranno al minimo dieci. 10 calci d'angoli, questo sta a significare quante volte la formazione italiana sia arrivata nell'area della formazione canadese. Ed è ancora il numero 17, Tommaso Ferrarese, dalla bandierina, parte in questo momento il cross, è tagliato, ci arriva di testa il numero 14 ed è il 5 a 0. Tommaso Stampella, 5 a 0. Doveva succedere prima o poi il quinto gol. Perché praticamente la formazione del Brampton non esce mai dalla propria area. Quindi è il quinto gol del numero 14, Tommaso Stampella 5 a 0. 4 a 0 nel primo tempo, il quinto gol alla quasi alla mezz'ora. C'è un altro cambio nella formazione danese, è entrato il eh, numero 28. Sì. Abbiamo visto bene Daniel Basalius, classe 2003 anche lui. Dicevo 5-0 dopo. 70 minuti di gioco e perde palla ancora il Brampton, ancora un pericolo per, per la propria porta, è andata veramente bene eh, all'estremo difensore e ancora Cherry, pericoloso, bravissimo questo giocatore, è mancato questo pomeriggio in fase, eh, in fase di precisione. Perché ha avuto sui propri piedi delle buonissime occasioni. Qui c'è stata una deviazione, comunque sfortunato in questo momento c'è stata una deviazione quindi un calcio d'angolo, ennesimo calcio d'angolo e ancora Ferrarese dalla bandierina 5-0 per l'Abitalia sul Brempton. Battuto in questo momento parte spiove spiova il pallone in aria. Colpo di testa sul corpo di un difensore, palla rimessa ancora in mezzo, ma praticamente riesce dall'altra parte ancora. Il numero 17 Ferrarese che la rimette in mezzo devia come può spazza come può l'area il Bremton, ma recupera palla. Ci sono solo giocatori della Bitalia proprio sulla tre quarti, e ancora il Bitalia con eh, Danesi. Che prova. Eccolo qua prova a mettere in mezzo. Ruba palla, veramente eh, poca cosa in difesa, il Brempton. Eh, si, è, si gioca a limite dell'area con il eh, 17 Ferrarese che prova a tirare dal limite, non ci riesce, Murato ancora una volta. Ancora il Brempton e ancora Labitali in avanti. Si libera di un altro avversario, il numero 5 Longobardi, per Cerri che la allarga sulla uh, sinistra, ma è, è sbagliato il passaggio e questa volta, comunque, l'Abitania conquista un altro calcio di punizione. E quindi, gioco fermo. Una partita praticamente a senso unico quella della formazione italiana. Un 5-0 che ci sta tutto fino a questo momento. Non ha mai tirato a porta la formazione del tecnico Matti Yusef. 5-0 che non ammette veramente repliche. Cioè, Squadra che è uscita pochissime volte, ve lo ripeto ancora, dalla propria metà campo, praticamente nulla che potrebbe aver fatto impensierire la formazione della Bitalia che praticamente difesa e portiere e centrocampo, tutta la squadra, non ha mai avuto problemi nel contenere le... Rarissime e dico rarissime giocate dei form della formazione canadese palla in mezzo in larea, punizione battuta sul portiere che non ha problemi a bloccare la sfera. Non riescono a impostare nessuna trama di gioco, quelli del Brampton se non con dei langi lunchi, ma. Se si gioca in questo modo è difficile. Eh, passare con una difesa molto attenta, come lo stata fino a questo momento, quella della Bitalia. Bitalia che manovra davanti alla propria difesa. Riccardo Menci, in <coughs> verticale. Ancora. Eh, ma questo lancio è lunghissimo. Ma recupera comunque. Recupera il pallone. Lorenzo Bernasconi, supera un avversario. Si entra in area. Vediamo che cosa succede, la mette in mezzo, eh, ci arriva praticamente eh, a deviare la sfera un difensore, poi il pallone carambola sui piedi ancora del numero 9 Leonardo Cerri, ma per lui oggi è una giornata stregata, tira addosso al portiere praticamente e non riesce ad, angol ad angolare più di tanto la sfera e ancora una volta sfuma, meriterebbe il gol questo, questo ragazzo ha Avuto tantissime palle buone sui propri piedi. Quando per la sfortuna devi, un titolo deviato dai, dalla, dalla difesa, sporcato dalla difesa, e quando praticamente eh, viene eh, murato dai, eh, dagli avversari, oppure tiro praticamente centrale, dove l'estremo difensore non ha problemi poi a bloccare la sfera. Però ha avuto molte palle giocabili il numero 9 in maglia bianca ancora l'abitale in avanti cerca di liberarsi il numero 14 un avversario Tommaso Stampella la scarica indietro per eh, Fronzolini Fronzolini sulla sinistra pallone in mezzo parte il cross in questo momento ancora Cerri di testa e ancora la mira non è giusta dell'attaccante in maglia bianca di, colpisce bene di testa ma il pallone che finisce fuori dallo specchio della porta di un metro Abbondante 5-0 qui alla Checcarini di Marciano per i giocatori italiani della Bitalia contro i canadesi del eh, Brampton. Aspettiamo la rimessa in gioco. Ecco c'è una sostituzione. È uscito il 26 del Brampton, è entrato il. Numero 14. Brandon Ali. Si può iniziare a giocare dopo il fischio del direttore di gara, ma pallone non recuperato dal Brenton lo fa in questo momento, anticipato l'anticipo del giocatore dell'Abitalia, pallone che viene messo in eh, fallo laterale in questo istante da Sulaiman. Fallo laterale lunghissimo, un altro calcio d'angolo con le mani, ma il direttore di gara vede un fallo e quindi concede un calcio di punizione per la formazione canadese. 4 minuti al termine della gara, Bitalia 5, Brompton 0. Il ventottesimo secondo tempo ci ha pensato Stampella a portare a 5 le marcature, dopo il 4-0, sul quale è terminato il primo tempo regolamentare. Farò laterale in questo istante ancora battuta la Brampton con Lorenzo Bernasconi e il Bitalia che di nuovo continua a macinare il gioco. Non si fermano i ragazzi del eh, tecnico Massimo Piscedda 5 0. Il proprio vantaggio sul Brampton sulla formazione canadese di Matt Joseph, ancora macina gioco la <coughs> formazione italiana, ma questa volta viene murato il numero 14 Tommaso Stampella che perde palla, recupera ancora la difesa c'è un fallo di del numero 13 Reid, su Schirone e Vitalia che continua a macinare gioco lancio cross lunghissimo e aggancia Cerri, cerca di ribarsi un avversario c'è un fallo al limite dell'area fallo commesso eh, da Andrew eh, Rowe un calcio di punizione da buonissima eh, posizione trentottesimo minuto siamo quasi al termine del tempo regolamentare mentre la Bitalia usufruisce di un eh, calcio di punizione dai 16 metri, 17 metri siamo quasi al limite dell'area e quindi buonissima posizione sul pallone il, lo zoppicante numero 9 Cherry e il classe 2004 Saliu Tiun che sembrerebbe preparare il eh, destro Aspettiamo che l'arbitro faccia rispettare la distanza della barriera e il fischio del direttore di gara Cro della sezione di Terni che fischia in questo momento parte Cerri, destro di Cerri da dimenticare, altissimo sopra la traversa ha provato il tiro a giro ma il pallone non si è abbassato quindi sfuma anche questa occasione ma ovviamente sfuma si fa per dire perché la Bitalia è in vantaggio per 5 a 0 nel finale di questa eh, gara che si sta disputando qui alla Checcarini di Marciano del terzo torneo della pace tra la FB Italia, la B Italia e il Brampton della eh, Brampton squadra canadese 5-0 altra sostituzione nelle fila canadesi Eccola qua la sostituzione in questo momento entra esce il numero 12 Marchi Suliman Sulaiman entra il numero 3 Rohan Modi. Siamo nell'ultimo giro di lancette, 39 e 32 sul cronometro. Mamma mia il numero 15 che cosa ha combinato per inviare un pallone. Ancora Cherry che recupera palla, cerca di scaricarla indietro, cerca in mezzo, ma recupera di petto il numero 13 Reid. Il bremton che può impostare ma siamo proprio agli sgoccioli 39 e 55 vedremo quanto si recupererà ancora in italia in avanti palla in mezzo e devia e ci mette una pezza devia in calcio d'angolo praticamente e eh, praticamente il bremton si recuperano 4 minuti 40 e 16 siamo già nei Minuti nel minut primo minuto di recupero e ancora dalla bandierina Tommaso Ferrarese per la B Italia scomitano i giocatori in area parte il giocatore in questo momento, non ci arriva nessuno palla che finisce sul eh, fondo ma c'è una deviazione c'è una deviazione e c'è L'ennesimo, credo, calcio d'angolo, sì. sì La palla viene posizionata sulla mezza lunetta e ancora Ferrarese da quest'altra parte, dalla parte opposta, che va a battere praticamente un altro calcio d'angolo, l'ennesimo di una lunga serie per la formazione italiana. Parte in questo momento lo spiovente in aria, colpo di testa, ma il pallone va sul fondo. Io credo che a questo punto... La uh, formazione di, eh, del tecnico Massimo Piscedda possa chiedere ormai ben poco ai cioè ragazzi. Siamo già nel primo minuto e mezzo di recupero. 5-0. Risultato più che meritato, quello della Bitalia. Per quello che ha fatto vedere in questa gara, poteva essere più rotondo, ma credo che un 5-0 dica tutto sull'andamento di questa eh, partita. Lancio lunghissimo in avanti. Ormai praticamente. È solo routine in questi minuti di recupero, risultato ormai più che ampiamente ottenuto per la Bitalia. Troppa superiorità tecnica e anche tattica della formazione italiana su quella canadese. Eccolo qua, ancora l'ennesimo azione, palla in avanti. Per eh, Stampella che non riesce a tirare dal limite dell'area, Ferrarese Ferrarese che manovra l'anticipo su stampella perde il pallone, eh, ma recuperano ancora i difensori su Andrea Fronzolini. Che si era portato davanti all'estremo difensore, e gli toglie il pallone. Proprio i strati Che il pallone da piedi. Non riesce a tirare il numero 4 della Bitalia, eccolo qua. Eh, L'azione in avanti del Brampton ma. Mm Praticamente non ci sono giocatori in avanti, difesa in linea della Bitalia. 3 contro 1 e recupera palla la formazione in maglia bianca 43 minuti, manca un minuto tra un minuto ci sarà il triplice fischio. La B-Italia sta vincendo qui alla Checcarini di Marciano per 5-0 contro la formazione canadese del Brampton. Credo che sia l'ultima azione della partita, ancora in avanti la Bitalia, Chiude, prova a chiudere la difesa del Brampton, pallone in avanti, bella la giocata di Modi che cerca di rubare palla a Gianluca Longobardi, ma è bravissimo il centrale di difesa della Bitalia a recuperare il pallone e appoggiarlo sull'estremo proprio portiere. E di nuovo che riparte a centrocampo la formazione maglia bianca. Palla ancora in avanti per il numero 2 Lorenzo Bernasconi. Cerca di liberarsi di due avversari su due avversari su di lui, cerca di liberarsi ancora. Si gioca sulla faccia destra. Il pallone viene messo in eh, fallo laterale, ma non c'è più tempo perché arriva il triplice fischio finale di questa gara tra la B-Italia e il Brempton. B-Italia che batte 5-0. a 0 il Brempton, squadra canadese, vittoria più che meritata. Vi ricordo, le marcature al diciottesimo del primo tempo: Diego Danesi, al ventisettesimo Dario Greghi, al trentesimo Tiun, al quarantunesimo ancora Dario Greghi, per lui una doppietta. Poi al ventottesimo del secondo tempo: Stampella, porta a 5 le segnature. Partita finita appunto dopo 4 minuti di recupero. E una vittoria più che meritata della, for che meritata della formazione italiana. Un eh, Strampton che ha fatto vedere veramente ben poco. Praticamente nulla in fase offensiva. Mai un tiro in porta, mai un pensiero per l'estremo difensore italiano Alberto Milan. E praticamente gara che si chiude qua con questo scorcio del, eh, dello stadio Checcarini di Marciano. È tutto per quanto concerne questo... Ennesima gara del terzo torneo della pace, appunto ricordo il finale. B Italia 5, Brampton squadra canadese 0. È tutto da che carini di Masciano.